rimettere le posizioni come avevamo una volta, in sostanza. Giusto. Sì. Sì, più o meno, nel senso che io l'avevo pensata diversamente. Avevo pensato che per non tenerli impegnati tutto il tempo con la lettera, avevo pensato di usare come usavo una volta. La prima metà del boomer se lo fanno solo due. L'altra metà del boomer se lo fanno in quattro. No, non due lettere a uno. Una lettera a testa. Però fino a metà boomer esce solo una lettera. Poi da metà boomer in poi. Nì, nel senso che su boomer non riusciamo comunque a fare più di da. No. Ma se, infatti proprio per quello che se io ho una persona che ha qua il burger qua dietro, non può andare a farsi la B o la C. Quindi i quattro dei compiti. Mica, fino che arriva là, secondo me non ce la fa. Fino a là non ce la fa. Sì, ma. Sì, ma i quattro su boomer, sì, ma i quattro sui computer, che secondo me, se io. Cioè, se diciamo a quello del burger di venire a stare qua, non può farsi un computer nel frattempo. Cioè, perché se io sono su burger, devo andare fino al computer, anche se là, ma devo fare tutto questo tragitto e arrivare là, e non ce la faccio in tempo. Ma allora, se io la gelateria sto qui, se io sto qui e copro uno e l'altro, posso andare alla B o alla C. Se io. Ma la sì, ma la questione è su se io sono, torno di nuovo al discorso, se io sono qua in copertura al burger e devo andare a fare là, se io sono qui e devo andare a fare là, il tempo che mi dicono che devo andare a fare là e devo arrivare fino a là, secondo me non ce la fai. Possiamo provare, ma secondo me. Sì, infatti per quello che sto dicendo, all'inizio c'erano due, dopo la metà ne usciranno tre e dopo ne usciranno quattro, quindi.
Sì, va bene, sono d'accordo con il primo giro, ma il problema non è il primo giro, sono gli altri giri successivi che... Sì. Però proviamo. Sì, ma il mio dubbio... No, il mio dubbio è che se... Il mio dubbio è se io sono qua al burger e ho la lettera A. A un certo punto io ho due mob, no, ho due mob davanti e devo andare a fare la lettera A. Nel frattempo che io sto facendo i mob, quelli mi sparano alle spalle, io devo cercare di arrivare in tempo là e farlo. Sì, ma non le fai in un secondo là, che li farai in 5 secondi. Nel frattempo 5 secondi il computer è già andato. Va bene. Sì, no, no, il mio pensiero della criticità che potevo riscontrare era quello. Però proviamo, magari va bene, non è quello. No, ovviamente ci vuole il rischio. Chi non risica non rosica, ovviamente. Il discorso di trovare la via di mezzo tra il rischio e la pro e il farlo, è così. No, non dicevo che era il computer. Secondo me era forse. No, io quello che dicevo era per cercare di rischiare di meno. Era mettere solo due addetti al computer e gli altri che pulivano, così almeno fino al 50. No, non due nel castello, due addetti solo al computer, non nel castello. Cioè due che fuoriescono. Quando usciranno tre lettere al 50% c'è il backup, quindi a quel punto Coco o Girod subentreranno in backup. Però vuol dire dopo il 50%, almeno fino al 50% tu sei coperto, che hai due persone che coprono il computer. Quindi fino a metà sei almeno coperto. Poi dopo l'altra metà sei diciamo che sei meno coperto, però hai meno, c'è la probabilità, come dicevi tu. Poi non so, ditemi voi, secondo voi ragazzi, cosa potrebbe essere migliore? Consultiamoci. Allora, io preferisco personalmente, secondo me, avere due che stanno fuori dal castello, che però quando escono le lettere, almeno fino al 50%... Sì, il quadrato in mezzo, sì. L'unica cosa è che a differenza di come l'abbiamo sempre fatto adesso, cosa dobbiamo fare adesso? Per cercare di farlo più in fretta, dobbiamo rischiare un pochettino di più e quindi vuol dire che voi non dovete più stare coperti qua dentro il castello, ma dovete fuori uscire. Quando escono le lettere, quindi se esce ad esempio io sono qua in copertura alla 43, esce la D, cosa devo fare? Faccio un saltello e faccio la D. Ok? Oppure sono in copertura al burger di qua. Nel frattempo che faccio i burger, nel frattempo che sparo un po' la testa di boomer, saltello. Quando esce la terza lettera, faccio anche A. Quindi all'inizio fino al 50%, in sostanza lo copriranno due. Quindi i primi due che avevamo scritto, in questo caso, nello specifico, erano KB e BA qui. Quindi KB e BQ si dovranno occupare di fare i primi computer. Quindi se esce A, C, B o D, KB e BQ vedranno i computer che funzionano. Quindi se esce A e C, KB e BQ tra una parte e l'altra si dovranno dividere questi due computer fino al 50%. Normalmente dovrebbe fare un giro di computer massimo due, quindi teoricamente basterebbe un giro. Poi al secondo giro dovrebbe uscire tre computer. Quindi a quel punto al terzo computer subentra il backup. Il backup in questo caso sarebbe Cocco. Quindi quando noi diciamo tutto tranne C,
Cocco dovrà svegliarsi dal suo backup di pulizia e subentrare, a dire, entro nel castello vedo Byakuya sulla A, Cap sulla B e la C che dovrebbe essere fatta è vuota, quindi Cocco va a farsi la C. Chiaro questo concetto a tutti? Ok, quindi io mi alzo e dico devo fare tutto tranne D, tutto tranne Delta. Tutto tranne Delta vuol dire che devo fare A, B e C. Mi giro e vedo che io sono il backup, quindi sono Cocco. Cocco si guarderà e guarda, c'è Byakuya sulla A, Cap sulla B e io quindi cosa devo fare? La C. Quindi mi giro e vado a fare la C. Faccio la C e torno indietro e continuo con la mia pulizia. Ok? E poi se eventualmente, ma speriamo di non arrivarci, ma comunque se eventualmente capita che esca anche il quarto computer, quindi a quel punto Cap si prenderà la A, Byakuya si prenderà eventualmente la B, Cocco si prenderà la C e Giro vedrà che ci sono tutti e tre i computer e mi trovo con tutti e tre i computer, cosa devo fare? La D. Quindi vado a fare la D. Ok? Eventualmente, se al massimo non ci riuscite, chiamate, però io l'avevo fatto più volte così con il computer e vedevo quando trovavo un computer occupato mi spostavo sull'altro, quindi non dovrebbe essere un grosso problema, però se ci faccio un po' se fate un po' la mano vi trovate anche voi, secondo me. Chiaro? Non trovo riscontri, non c'è un feedback. Mi date un feedback? No, è Coco Cap Byakuya. Ok. Io ascolto. No, vedi che non mi rispondete, non sembra che non avete capito. Di boomer. C'è l'agro. No. Non c'è nessuno, sono da retta. No, scusami, Matto, non ti ho sentito. Ok.
No, scusami, Matt, ho sbagliato di nuovo io. Vai tu, vai sopra. A terra. No, aspetta che si muove. Ok, scioccato. Vedete? Eccoci. Aspetta, forse riusciamo a recuperare. Non gli ho sparato solo a pettorino, ho preso l'agro lo stesso. È wipe comunque. Sì. No, il danno c'era, sì, è che non avevamo trovato la posizione giusta per sparargli. Il problema è che appena all'inizio gli sparo con la torretta prendo l'agro e se lui è girato leggermente al contrario non riesco più a sparargli giusto. Però ho notato. Ma se, il problema è che potrei sfondargli subito, ma è girato al contrario e non ci riesco. È un problema che avevo riscontrato anche con gli altri, ma nelle altre run precedenti. Sì, no, lo spigolo lo prendo, non è quello. E se è proprio girato al contrario che non si riesce. Ok, perché prima era arrivato che lui era proprio girato completamente all'opposto e non ci riuscivo, era così e non ci riuscivo proprio neanche nello spigolo. Ho sparato allo zaino, ma ho beccato il petto. Niente. Vai tu. Era lo zaino, ma si è girato. Infatti. Avevi ragione, sì, scusa, mi ho sbagliato io. Sì, no, ma come dicevi tu, però l'ho visto proprio di fronte, ho detto beh, prova a sparare lo zaino, invece si è mosso leggermente in affianco e ho beccato anche lo. No, sì, infatti ripartiamo. Sai cos'è il problema, Matti? Che se non riesco a tirargli qualche colpo prima,
il tempo che lui sta fermo quando tu gli spari la pettorina non mi basta per buttarlo giù. È il punto in cui lui lo blocca e io gli sparo. Cioè. Non è andato. Adesso dovrebbe andare se si sposta di una. Perché è uscito fuori dal range. Cioè, gli ho sparato per un attimo, poi lui si è mosso e è uscito fuori. Cioè, era di 10 centimetri fuori dal range, non riuscivo più a prenderlo. Cioè, praticamente se è qua riesco a prenderlo, ma se è qui non riesco più a prenderlo. No, perché per un attimo l'ho preso, poi a un certo punto è fuoriuscito dal range e non si è girato perché ha fatto la mossa a quella laterale. E non riuscivo più a prenderlo. Poiché mancavano due colpi. No, ma vabbè, adesso facciamo. Come ho anticipato prima, sono delle prove queste, quindi ci vuole un po' di pazienza. Poi, una volta fatte le prove, una volta capite, diventa tutto speed. Però prima della speed c'è la prova. A terra.
mi ha lanciato. Mi ha disabilitato la torretta. Non ho capito il perché, non era inceppata la torretta. E tra l'altro era stordito e l'ha lanciato lo stesso, sì. No, scusami, c'avevo un lagro, mi sono spostato un attimo. Alfa. No. Adesso si è mosso. Scendo, vai Mattia. So cosa sta facendo lì. Vai. E non gli ho sparato. Ok. Ma perché è salito su subito? Vabbè, da bomber ci sono ancora delle cose che non si capiscono. Alfa. Vada Alfa, Antonio, Anto. Anto. Allora, secondo me qua vicino alla stazione, cioè, lì l'altra volta che avevamo provato mi sono trovata meglio, sì, perché era più, lo zaino era più visibile e riuscivo a prenderlo meglio. Invece dall'altra parte lui quando si muove che si mette a fare il danno con la... Sì, no, ma quello lo faccio. Sì, no, quando c'è lo zaino davanti. No, quello lo faccio quando non sono nel sicuro di centrare il bersaglio. Perché magari non sono sicura perché lui si sta muovendo. Quindi nel dubbio sparo a raffiche perché non rosso. Sì. No, appena ho lo zaino che è proprio. Che sono sicura di centrarlo, allora sì. Quando non sono sicura sì, sparo a raffiche perché non volevo surriscaldare la torretta. Secondo me comunque qua l'altra volta l'avevamo fatto meglio qui, in questo punto. Perché lo zaino era più visibile, era più facile da prendere, anche se lui si muoveva. Invece dall'altra parte lui si muove di mezzo centimetro e non riesco più a prenderlo. Ma no, ma l'ha lanciato la granata lo stesso. Ma come è fatto? No, non è possibile. Sì, inceppata. Alfa è bravo. Alfa è bravo. No, no, non lo. Era a terra, a ginocchio, e ho visto il viola, che non aveva nessun senso.
No, ma adesso dopo vi faccio vedere il filmato, non ha nessun senso. Un attimo. Ah, brava Char, brava Delta. E vedi che ti la lancia lo stesso anche se è bloccato. È inceppato, non lo... Ah, anche a me l'ha fatto prima. Anto, tutti, vai a fare compiti. Fate bravo che sto a terra. Bravo, bravo, bravo. Andato, andato. Ma dove c'ha? Ma io non ho capito come ha fatto a lanciare il blocco anche se era intrappolato. Ma non era, non Anto. aveva finito, ti giuro che era ancora col ginocchio a terra. Ti giuro, aveva il ginocchio ancora a terra e ha lanciato e sono diventata viola senza nessun motivo. Cioè io con la torretta. Adesso ti mando il filmato, ma ti giuro che non c'era, non era né sovraccarico e la trappola era comunque attiva. Quindi non capisco come abbia fatto a farlo.